venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. In questo 3 gennaio vogliamo raccontarvi quello che accade nel 1929. 3 gennaio 1929. Fu una data triste per Padre Pio perché morì mamma Peppa. Sappiamo quanto è importante nella vita di ciascuno una mamma e quanto lo era per Padre Pio, che era tutto per la mamma. Poi c'è anche da aggiungere che in quei giorni mamma Peppa era giunta qui a San Giovanni Rotondo, era circa quasi un mese qui, perché voleva trascorrere il Natale col figlio, il Natale del 1928. Forse, chissà, sapeva, era già a conoscenza del fatto che forse quello era l'ultimo Natale da trascorrere accanto al figlio. Cosa successe? Mamma Peppa si incontrò proprio il 5 dicembre del 1928, Padre Pio la accolse, il sagrato, vi abbiamo già raccontato quello che accadde tra i due. Non la vedeva, mamma Peppa non vedeva il figlio da diversi anni, possiamo dire. E possiamo immaginare la gioia che aveva questa donna quando ogni mattina veniva qui e partecipava alla celebrazione eucaristica. Tra l'altro Maria Pyle, nelle sue memorie, racconta che mamma Peppa, dopo che Padre Pio le dava la comunione, nel momento in cui lui si girava, addirittura si inginocchiava a baciare il pavimento dove il suo piede piagato aveva poggiato e aveva attraversato quel luogo della chiesa. Pensate un po'. Mamma Peppa, come ogni mamma, era innamorata di suo figlio e il figlio era innamorato della mamma. La notte di Natale partecipò alle tre messe e racconta Maria Pyle che era così contenta, ma quella messa le fu fatale, una di quelle messe al termine, ecco, quando andò verso casa Maria Pyle, perché lei era ospite da Maria Pyle, le fu fatale perché non aveva gli abiti giusti per sostenere questa rigida temperatura e si ammalò, febbre alta. Dopo tre giorni i medici le riscontrarono polmonite doppia. Padre Pio la andava a trovare ogni giorno dal 26 di dicembre, ma mamma Peppa non dava segnali di miglioramento, continuava a stare male, tant'è vero che negli ultimi giorni Padre Pio si trattenne proprio a casa Maria Pyle perché si erano accorti che ormai non c'era più nulla da fare, lei stava male. Purtroppo nelle ultime ore si aggravò totalmente quando Padre Pio si avvicinò, le diede un bacio sulla fronte, cominciò a piangere e poi, racconta la stessa Maria Pyle nelle sue memorie, Padre Pio svenne, lo portarono nella stanza attigua. Intanto alle 6:15 del 3 gennaio 1929 mamma Peppa morì. Padre Pio, le memorie raccontano che stette veramente male, piangeva continuamente, non riuscì neanche ad andare ai funerali, stette a casa Maria Pyle perché era senza forze, sofferente. Infatti un figlio spirituale si avvicinò a Padre Pio e gli chiese: ma padre, mentre Padre Pio stava piangendo e continuava a chiamare il nome della mamma, mammella mia, mammina mia, dove sei, mamma? E il figlio spirituale chiese a Padre Pio: ma padre, lei ci ha insegnato che il dolore non deve essere altro che un'espressione d'amore da offrire a Dio, perché lei ora fa così e piange? E Padre Pio lo guarda, continuando a piangere: non sono altro che lacrime, sì, ma lacrime d'amore.